Salve a tutti amici di Spazio, così qua con un riassunto delle principali news di oggi, ovvero mercoledì 27 giugno 2018. Ci sono voluti ben 7 anni, ma Apple e Samsung hanno finalmente messo la parola fine alla loro disputa sui brevetti. La battaglia legale fra i due colossi iniziò nel 2011, quando Apple fece causa a Samsung per violazione di brevetti riguardanti il design di alcuni dispositivi venduti fra il 2010 e il 2011. I brevetti violati facevano riferimento a caratteristiche introdotte per la prima volta da Apple, come ad esempio gli angoli arrotondati per la scocca dello smartphone o la griglia delle icone all'interno della schermata iniziale, e così via, quindi tutte caratteristiche poi plagiate, stando ai termini della causa, da tutti gli altri produttori di smartphone moderni, fra cui figura anche la stessa Samsung. Dopo numerosi tira e molla storicamente sempre a favore di Apple, nella giornata di oggi le due controparti hanno ufficialmente chiuso la loro causa in corso d'opera, informando la Corte degli Stati Uniti di aver finalmente raggiunto un accordo per lasciar decadere le varie richieste di risarcimento e vari ricorsi riguardanti la questione. I termini di tali accordi non sono stati ancora resi noti, quindi è difficile almeno per il momento parlare di un vero vincitore, reale o morale che sia, ma ciò che è sicuro è che l'ago della bilancia pende sempre di più verso Apple, dato che proprio qualche mese fa Samsung ha ammesso di avere parte delle colpe e si è impegnata a pagare una cifra di 539 milioni di dollari. Comunque, per i più interessati, sul nostro blog, all'interno di un articolo interamente dedicato, trovate una copia di tutta la documentazione ufficiale del caso. Sempre a proposito di Samsung, l'azienda sudcoreana ha fissato per il prossimo 9 agosto l'evento di lancio del nuovo Samsung Galaxy Note 9. Durante l'evento, che si terrà in una data per così dire iconica a New York, Samsung presenterà la nuova generazione del suo famoso phablet, che punterà tutto sulla nuova S Pen con batteria ricaricabile integrata. Sul canale YouTube dell'azienda è stato caricato un rapido teaser che mostra proprio un pennino color oro che permetterà adesso l'utilizzo di nuove gesture degne di nota. Non ci resta quindi che aspettare ancora qualche settimana per vedere le caratteristiche di questo nuovo top di gamma in azione, ma si parla già di processori Snapdragon di ultima generazione, RAM da 8 GB e una memoria interna da, pensate, addirittura 512 GB. Secondo il New York Times, Apple ed altri colossi del mondo tech, come ad esempio Amazon, Facebook, Google e Microsoft, sarebbero stati invitati da parte dell'intelligence americana ad un meeting riguardante le interferenze sulle elezioni statunitensi. L'incontro, che si è tenuto lo scorso 23 maggio presso il quartier generale di Facebook in California, ha avuto come obiettivo principale quello di richiedere collaborazione ai vari servizi nell'evitare interferenze esterne da parte di altri governi, come ad esempio quello russo, durante le prossime elezioni di metà mandato. I partecipanti avrebbero parlato anche di una certa tensione durante l'incontro con le aziende tech che avrebbero fatto pressione sugli ufficiali per ottenere più informazioni riguardo le possibili minacce, senza però ottenerne alcuna risposta. Vivo, noto produttore cinese di smartphone, ha presentato una nuova tecnologia chiamata Time of Flight, che permette un riconoscimento facciale tridimensionale 10 volte più potente del Face ID di iPhone X. Il sistema in questione proietta sul volto dell'utente circa 300.000 puntini infrarossi per realizzarne una mappatura molto più precisa rispetto a quella ottenuta dal Face ID, che ne sfrutta solo 30.000. La nuova tecnologia, capace di restituire ottimi risultati fino a una distanza di 3 metri, è stata presentata nella giornata di oggi durante il Mobile World Congress di Shanghai, ma la stessa azienda durante la presentazione ha confermato che passerà del tempo prima che questa venga implementata, quindi su un dispositivo commerciale, quindi su uno smartphone venduto al pubblico. Chiudiamo oggi con la nostra solita rassegna delle ultime novità riguardanti le applicazioni. Oltre ad aver lanciato di recente il nuovo servizio IGTV, altra piattaforma da cui adesso è possibile seguire il nostro podcast, Instagram ha avviato il rollout di un buon numero di novità annunciate durante la conferenza Facebook F8 di maggio. Ieri vi abbiamo parlato del nuovo Tab Explora, disponibile già da qualche giorno per alcuni utenti. Oggi invece vi parliamo della possibilità di effettuare videochiamate di gruppo direttamente in Direct. Scusate il gioco di parole. Entrando in Direct possiamo avviare facilmente una nuova videochiamata facendo un semplice tap sulla nuova icona a forma di videocamera. Per il momento il numero massimo di partecipanti è fermo a 4 ed è possibile anche ridurre la schermata in modalità Picture in Picture per continuare ad utilizzare contemporaneamente anche l'applicazione. Fortnite introduce una nuova modalità chiamata Playground, che permette agli utenti meno esperti di imparare a giocare.
La nuova modalità consente di muoversi liberamente nella mappa classica per un'ora, però senza morire, o almeno morire definitivamente, perché si muore ma si riprende da dove si è morti, anziché ricominciare da capo. È possibile fare tutto ciò che si può fare anche in una modalità Battle Royale, quindi ciò che si fa anche nella modalità classica, sia in solitaria che in compagnia, però con un numero superiore di armi ed oggetti, sia da poter portare appresso, sia da trovare per il mondo. Infine, su App Store è finalmente disponibile al download la nuova attesissima applicazione Pokémon Quest, che piacerà tantissimo ai fan della saga. E segnaliamo anche che, dopo aver subito un blocco globale nel pomeriggio di oggi, tutti i problemi legati a Telegram sono finalmente rientrati. Bene, queste erano le principali notizie di oggi. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento a domani con tante altre news, sempre qui su Spazio. Ciao! Vi ricordo che se volete seguirci ogni giorno potete farlo, oltre che da Spreaker e da iTunes, anche attraverso i nostri canali YouTube e IGTV. È semplice, cerca Spazio su YouTube e poi fai un clic sul tasto iscriviti, senza dimenticare di attivare anche l'icona della campanellina per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Puoi però non dimenticare anche di aprire l'app Instagram TV per seguirci anche lì sopra. Ciao!